Questa sera inizia la seconda parte dei lavori destinati alla creazione del primo piano di sviluppo turistico della città di Clusone. Sì, con questa sera, con l'intervento del dottor Francesco Tapinassi, dirigente di Toscana Promozione, nonché direttore anche dell'evento più importante a livello nazionale sul turismo digitale, inizia un po' questo momento di analisi, di dialogo e di costruzione puntuale, precisa, delle iniziative e delle azioni che andremo poi a proporre all'amministrazione comunale di Clusone. Il gruppo di lavoro, che poi oggi fino adesso è stato abbastanza unico, verrà diviso in gruppi e a loro verrà poi demandata la puntuale costruzione delle varie azioni da destinare, poi da dare come patrimonio all'amministrazione comunale di Clusone. Promoserio in questa azione si pone come interlocutore primario del dialogo tra l'ente pubblico e gli operatori privati con l'intenzione di realizzare appunto un modello nuovo, un modello di azione che sia innovativo e che dia anche strumenti a tutti per poter diventare sempre di più un territorio vocato a livello turistico e dare sempre di più risposte ai turisti e anche agli abitanti. Continua l'attività volta alla stesura del primo piano di sviluppo turistico della cittadina Baradella. Sì, esattamente, siamo passati alla seconda fase di questo piano di sviluppo turistico condiviso con i cittadini, condiviso con le realtà portatrici di interessi del nostro territorio, commercianti, albergatori, ristoratori, semplici cittadini. Quindi la ricetta è quella di condividere questo piano di sviluppo. Questa seconda fase che ha iniziato quindi questa sera, è iniziata questa sera con un ospite di eccezione, il dottor Francesco Tapinassi, direttore dell'azienda che fa turismo della regione Toscana e anche già dirigente del Ministero dei Beni Culturali e in particolar modo legati al turismo con appunto il ministro Franceschini. Quindi un ospite veramente di rilievo che questa sera ci ha offerto una panoramica e soprattutto degli spunti e anche delle provocazioni molto interessanti da un autorevole quindi esponente che di turismo ne sa parecchio e quindi adesso veramente la palla resta a noi per riuscire ad attuare tutto quanto stiamo raccogliendo con questo piano di sviluppo. Siamo molto fiduciosi, il percorso è lungo, il lavoro da fare è tanto, però visto che c'è tanto margine di miglioramento, siamo anche consapevoli che gli obiettivi che potremo raggiungere saranno importanti. Quindi uno sviluppo turistico in ottica, come è stato detto anche questa sera, di sviluppo economico del territorio, quindi turismo come attività economica che possa quindi sostenere la vita dei nostri cittadini. Unisco ai ringraziamenti del sindaco, ne aggiungo uno. E a quelle persone che nello scorso mese, a partire dallo scorso mese di giugno ci hanno accompagnato nella prima fase diciamo, laboratoriale per questi tavoli di lavoro. Il passaggio che introduciamo questa sera è un passaggio che si orienta verso quelli che sono gli operatori quotidiani. Tutti questi soggetti che operano effettivamente nell'ambito, diciamo, in questo ambito forse che a volte è difficile definire, no? A cui è difficile dare un confine preciso, che è quello del turismo. Inizieremo infatti dopo stasera con alcuni focus group che saranno specificamente rivolti agli operatori. Come diceva il sindaco, abbiamo la fortuna questa sera di avere il dottor Tapinassi. Io ho avuto anche, insomma, fortuna di nuovo di poter scambiare qualche chiacchiera introduttiva prima di questo convegno. Devo dire che per questa breve ma comunque molto proficua chiacchierata credo che sia ulteriormente la persona adatta a fare questo trade union fra la prima parte dei tavoli di lavoro e questa seconda parte quindi operativa dedicata più agli operatori. Perché ci ha dato un input interessante, cioè l'esigenza di raccogliere e coinvolgere anche tutto quel mondo degli operatori privati che ovviamente non possono prescindere dalla costruzione di un piano strategico per il turismo
che l'amministrazione in questo caso, ma lo stesso vale per diciamo, i livelli sovraordinati, sovracomunali, quando si trovano a operare le scelte in questo settore, non possono prescindere ovviamente all'interno di quella che è l'azione amministrativa, scusate, a fianco di quella che è l'azione amministrativa, l'intraprendenza dell'impresa privata è fondamentale all'interno della costruzione del sistema efficiente. L'abbiamo già capito in questa chiacchierata, quindi nonostante diciamo così, l'esperienza particolarmente tecnica e di alto rango del nostro relatore questa sera, però vedrete, io ho avuto già un assaggio, sarà sicuramente in grado di immediatamente cogliere e far capire quali che sono invece i collegamenti con la realtà operativa quotidiana anche degli operatori. Quindi penso che sia una persona perfettamente preziosa e in grado di aiutarci in questo step ulteriore. E quindi attenzione a questa dimensione, quella della dimensione, qualcuno la chiama la dimensione C, degli iperconnessi, che saranno, lo vedete dai dati, nel 2025 la forza principale decisionale di acquisto nel mondo, cioè avranno il portafoglio. Anche su questo attenzione, perché le cose stanno cambiando, non lo sanno in molti, ma gran parte dei viaggiatori cinesi che vediamo anziani, il viaggio gliel'ha pagato il figlio. C'è un'inversione dell'onere finanziario in famiglia. Le ultime generazioni sono molto più ricche di quelle di prima. È il contrario di quello a cui noi siamo abituati. Noi siamo abituati a una società dove gli anziani stanno più agiati, ma tutta l'Europa è così. Tutto il mondo del silver tourism, del turismo a terza età, ci sono studi molto interessanti, segmentazioni, donne prevalentemente vedove, alto spendenti, sono mondi interi su cui andare a raccontare un po' di marketing turistico. Sono un universo che però è tipico di un certo modo di fare civiltà in Occidente, in altri posti la cosa è completamente all'incontrario. Conoscere queste dinamiche vuol dire capire a chi sto parlando e magari non sprecare tempo, risorse, energie sbagliando il messaggio. Qui si sta cercando di realizzare il primo piano di sviluppo turistico della città di Clusone, si vogliono mettere dei punti fermi su quelle che devono essere le azioni, ma cosa deve essere fondamentale in questa attività? Ma intanto il metodo con cui avete iniziato a lavorare, costruire un piano di sviluppo del territorio in chiave turistica senza una completa adesione da parte di tutta la filiera, tutta la governance pubblica e privata, vuol dire rischiare di fare un documento magari bellissimo, scritto dal più grande esperto del mondo, ma totalmente inapplicabile. Quindi il primo elemento è quello di una progettazione partecipativa, una sorta di redazione collettiva che stabilisca alcuni punti fermi, come diceva lei, ma anche una sorta di patto di fedeltà, senza il quale appunto rischiamo di sterilizzare gli interventi, utilizzare malamente le risorse, la promozione, perché dal punto di vista dell'efficacia costruiamo promesse che poi come dimensione pubblica non siamo in grado di mantenere, perché come è ovvio gran parte dell'offerta è in realtà fatta dagli operatori privati. Quindi il primo elemento è proprio questo, una costruzione condivisa che individui degli obiettivi misurabili, altro tema molto interessante, e che possa costruire un percorso senza puntare alle scorciatoie, senza puntare ai maghi zurlì che ti danno la soluzione magica, perché la soluzione magica non c'è. C'è invece un lavoro serio da fare di costruzione di un prodotto turistico, di un'offerta turistica a cui la dimensione pubblica può dare un grande aiuto anche in termini di competenze e di guida appunto di un percorso collettivo di ospitalità. Immaginiamo che abbia avuto poco tempo per immergersi nella realtà di Clusone, ma evidentemente potrebbe avere già individuato qualche punto di forza. Ma soprattutto mi sono letto un po' di documenti che avete prodotto, gli esiti del lavoro che avete fatto. Io credo che questa sia una realtà che intanto può utilizzare intelligentemente quelle che sono una serie di tendenze che erano già in atto prima della pandemia, ma che sicuramente durante la pandemia si sono particolarmente sviluppate,
e che sono in modo particolare l'attenzione della domanda a tutto il mondo dell'outdoor, delle attività dall'aria aperta, la ricerca di località non sovraffollate e anche un certo modo di essere accolti in ambienti più piccoli, più ristretti. Quindi l'idea di Clusone anche come borgo è sicuramente un elemento su cui andare a lavorare. L'altra cosa da fare è questo percorso di individuazione di elementi di unicità. Non sono facili perché ovviamente gran parte del nostro paese ha alcune caratteristiche paesaggistiche, storiche, culturali molto, molto presenti, e provare però a ragionare su alcuni elementi che siano in grado un po' di raccontare la specialità di questo territorio, che sia un piatto culinario, che sia spettacolare orologio che avete, che sia gli affreschi particolari, creando se è possibile dei networking, dei punti di unione con pubblici domanda sensibili a quegli argomenti o altre località dove questo che hanno anche loro appunto magari dei bellissimi orologi astronomici come il vostro. Ecco, lavorare su pubblici sensibili vuol dire sviluppare un po' il concetto, qualcuno l'ha chiamato, delle travel tribù, cioè di luoghi che soprattutto grazie alla rete dialogano tra di loro, hanno un'ottima comunicazione peer-to-peer orizzontale, un ottimo passaparola digitale e che, essendo appassionati di una certa cosa, sono in grado di indirizzare la domanda verso una località. Questo è un modo che richiama diciamo, in maniera molto diretta alcune tecniche di marketing pre-digitali, i gemellaggi, gli incontri tra comunità simili, ma che oggi, proprio grazie al digitale, hanno le potenzialità di sviluppo straordinarie e quindi è un'occasione da provare a cogliere.